e avere un numero minimo di studenti, di alunni, insomma, che era fissato dai decreti approvati con la finanziaria di contenimento della spesa a luglio, di almeno 1000 istituti comprensivi, di almeno 1000 studenti. Nel caso non fossero raggiunti 1000, venivano accorpati gli istituti e venivano sistemate le cose entro fine anno, doveva essere poi allungato al 31 gennaio il termine, e 500 studenti invece nelle aree montane o in quelle zone che potevano essere particolarmente disagiate. Tanto è stato fatto da 15 regioni un ricorso di costituzionalità, perché questa non è una materia, secondo le regioni, concorrente, ma una materia di esclusivo pertinenza delle regioni. E qui, come ho detto in aula, staremo a vedere cosa dirà la Corte Costituzionale. Però noi abbiamo una legge da mettere in atto e quello abbiamo dovuto fare. Nel corso d'opera, mentre la regione, le province, i comuni, in questa grossa concertazione che è stata molto positiva, si sono attivate, province, comuni, istituti, le direzioni scolastiche provinciali, quella regionale, sono arrivate due circolari del direttore generale del Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca dell'Università, una che elevava, e questo all'inizio di novembre, elevava il numero per avere un dirigente scolastico da 300 a 400 nelle scuole disagiate, da 500 a 600, mettendo già in difficoltà tutto il processo che stava avvenendo. E poi invece da dicembre un ulteriore circolare che stabiliva che questo termine di 1000, su richiesta specifica di Vasco Errani a nome della Conferenza delle Regioni, questo numero di 1000 fosse la media di tutti gli istituti comprensivi della regione e non istituto per istituto. Cioè, mentre prima veniva interpretata una norma secca, istituti comprensivi o hanno almeno 1000, almeno 1000 o non possono essere, con questo 100, perfetto, ecco perché diventano poi 1000 comprensivi. Allora, questo riguardante poi tutto il ciclo delle scuole. Abbiamo lavorato solo sui nuovi istituti comprensivi, quindi quelli che riguardavano accorpamenti, eccetera, e si è raggiunto questa media, questa concertazione, questo lavoro proficuo. Io li ho chiamati gli attori sociali, cioè ho voluto dire le parti politiche, le parti amministrative, mi riferisco ai dirigenti scolastici provinciali e regionali, le parti amministrative provinciali e politiche provinciali hanno lavorato su questo per ottenere il risultato, tanto vero che ieri il provvedimento è stato approvato all'unanimità, ma noi sulla base dei criteri che avevamo dato dalla regione, a cui le province si sono attenute, abbiamo detto: se voi vi attenete a questi criteri noi non facciamo altro che approvare. Cioè, la regione non si è presa, a parte quel piccolo problema che è stato di Chiavari, no? Dove c'è stata una richiesta, è stata una convocazione anche in commissione di cambiare un momento rispetto a quello che era stato deciso dal Consiglio Provinciale, è andato tutto per bene.